Buonasera e ben ritrovati gentili telespettatori per il notiziario del Veneto Orientale. Apriamo la pagina dell'informazione questa sera con un servizio che arriva da San Donà di Piave e riguarda la tradizionale e notissima Fiera del Rosario, Partner e l'ASCOM. Vediamo di cosa si tratta. Il Comune di San Donà organizzerà le prossime due edizioni della Fiera del Rosario in collaborazione con NASCOM. È quanto deciso dall'amministrazione comunale su proposta del sindaco Andrea Ceresar. All'associazione dei commercianti sarà dunque affidata la gestione dei padiglioni fieristici di Via Pralungo, che grazie all'ingresso gratuito hanno visto triplicare l'affluenza dei visitatori negli ultimi 3 anni, passati da 20.000 nel 2012 a oltre 78.000 nel 2015. Nel 2014, ultimo anno in cui la campionaria è stata gestita da un ente pubblico, ovvero la San Donà Servizi, il ricavato è stato di circa 37.000 euro, a fronte di oltre 220.000 euro spesi per allestire gli spazi espositivi. L'obiettivo di Comune Ascom è migliorare il servizio e aumentare gli incassi che saranno reinvestiti nel centro storico. La convenzione prevede anche altri due eventi fieristici da realizzare, le cui date verranno individuate in futuro. Il presidente mandamentale di ASCOM, Angelo Faloppa, ha sottolineato l'importanza di fare rete con le associazioni agricole e artigiane, condividendo con le stesse la promozione e il reinvestimento nel territorio. ASCOM ha condiviso la necessità di una rilettura delle fiere d'ottobre, ha spiegato il sindaco, proponendosi come soggetto organizzatore e impegnandosi a reinvestire l'eventuale utile in eventi e manifestazioni. Necessaria quindi la nascita di un soggetto unico organizzatore di eventi e fiere, esterno all'amministrazione, ma legato al territorio. E a Portogruaro è stato ai nostri microfoni Boffo, il quale dice si esce dalla crisi con scelte di qualità. Lei è un giornalista, conosce molto bene i fuori onda, ecco, è stato anche direttore di una TV e per cui conosce anche le notizie che non si danno. Però negli anni 70, quando il mondo cattolico forse per primo poneva il problema della partecipazione aziendale, la sinistra, il Partito Comunista e la CGIL in modo particolare erano contro questo tipo di soluzione, mentre la Germania l'ha fatto. Oggi, paradossalmente, forse è la CGIL che porta avanti più il problema di questa partecipazione di questo bene comune. È una mia interpretazione o c'è qualcosa di vero? Ma credo che ci sia qualcosa di vero, però, anzi più di qualcosa, però noi dobbiamo avere la consapevolezza, l'avvertenza che la crisi nella quale siamo ancora immersi e che da 9 anni sta affliggendo il mondo intero, ma anche il nostro territorio, da questa crisi si esce con dei salti di qualità, con delle innovazioni che fanno fare a tutti degli scatti in avanti. A me pare che questa via, questa ricetta della compartecipazione dei lavoratori alle sorti dell'azienda sia assolutamente da privilegiare. Ci spostiamo adesso a Fossalta di Portogruaro. I tecnici, in base ai contenuti del piano d'azione per l'energia sostenibile, hanno illustrato il nuovo piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso, la cui redazione era resa obbligatoria già dal 2009 dalla legge regionale. L'elaborato sarà approvato in Consiglio Comunale il prossimo 6 giugno. Obiettivo del piano sono l'abbattimento dell'inquinamento luminoso e il contenimento dei consumi di energia elettrica. La spesa per l'illuminazione comunale è di circa 200.000 euro. E con il prossimo servizio andiamo a Sanstino di Livenza. In Consiglio si registrano polemiche sull'avanzo del bilancio. Vediamo il servizio. Avanzo di 2.709.000 euro, mantenimento dei servizi ed ottimizzazione dei costi. Sono i dati principali del bilancio che è stato approvato in Consiglio Comunale a Sanstino di Livenza. Anche nel 2015 l'amministrazione ha dovuto fare i conti con i minori trasferimenti da parte di Stato e Regione, 1,7 milioni di euro nel 2015, 300.000 in meno rispetto al 2014, oltre 1 milione in meno rispetto al 2013. Il Comune, ha rimarcato l'assessore Valli Caneo, ha comunque raggiunto un buon equilibrio finanziario. Chiudere i conti con un avanzo di oltre 2 milioni di euro, ha ribattuto Giuseppe Canali, capogruppo di minoranza di Per Sanstino, non lo trovo esaltante. L'amministrazione dovrebbe giungere a fine anno in pareggio. La tassazione per i cittadini resta elevata e anche il costo dei servizi scolastici, mensa e trasporto è alto.
Non è condivisibile, ha evidenziato Luca Vian del Movimento 5 Stelle, che i risparmi non vengano reinvestiti magari a favore di cittadini e per l'estinzione di mutui. Lo sforzo dell'amministrazione in questi anni, ha risposto il sindaco Matteo Cappelletto, è stato di non aumentare le tariffe. Sastino è l'unico comune del territorio a fornire il servizio mensa con personale proprio. Il costo di compartecipazione delle famiglie per il trasporto scolastico è solo del 30%. Circa la tassazione, la capacità contributiva dei comuni va rivista in generale. Magari si potesse spendere l'avanzo di amministrazione, ha concluso. E a Jesolo Zoggia pronto a ricandidarsi. Pronto a ricandidarsi alle prossime amministrative e a confermare la coalizione di governo. Riunione ristretta tra il sindaco Valerio Zoggia e i suoi fedelissimi per un'analisi della situazione politica sia nazionale che locale. La riunione è servita per ribadire l'assenza di problemi con gli alleati grazie a dei rapporti improntati sulla collaborazione proposta e lealtà, ovvero fattori, come è stato ribadito durante l'incontro, che trovano corrispondenza con il principio su cui Zoggia si è candidato, vale a dire prima le persone. L'occasione è servita anche per delineare alcuni punti fermi in vista delle prossime elezioni amministrative del 2017. Innanzitutto, Zoggia ha riconfermato la volontà di essere in campo e di ricandidarsi. Per questo motivo è stato annunciato che a breve sarà individuato il comitato elettorale che si occuperà del programma e di selezionare le persone idonee per poterlo realizzare. Zoggia ha anche voluto ribadire che un'azione amministrativa di alto livello deve cercare di fare poco populismo e applicare le norme e le leggi fino in fondo. Uno specifico riferimento è stato fatto anche alla questione della moschea di via Aquileia e alla questione rumori, ribadendo inoltre che il rinnovato connubio, amministrazione e categorie potrà rappresentare un caposaldo di riferimento per le decisioni dell'amministrazione. E infine un capitolo specifico è stato riservato alle alleanze politiche, ribadendo che prima vengono le persone con i loro programmi e poi i partiti. Porte aperte dunque, almeno per qualcuno. E fervono i preparativi a Motta di Rivenza per il secondo raduno dei genieri e trasmettitori. Sabato 11 giugno la città di Motta di Rivenza ospiterà il secondo raduno regionale dell'ANGET, l'Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori. Il programma del raduno prevede l'arrivo dei radunisti e lo sfilamento che partirà dalla caserma Mario Fiore alle ore 10.30 e percorrerà le vie della città fino ad arrivare al Monumento dei Caduti, dove sarà deposta una corona a ricordo. Lo sfilamento dei radunisti che rientreranno alla caserma sede del reparto SIMIC sarà accompagnato dalle autorità civili e militari della città insieme a molte associazioni d'arma e di volontariato cittadine e vedrà la partecipazione del presidente nazionale dell'ANGET, generale di Corpo d'Armata in riserva Carlo Mittoni. Al raduno aderiscono le sezioni ANGET del Veneto, la manifestazione si svolge con il patrocinio della città di Motta di Rivenza ed è organizzata dalla delegazione del Veneto con sede a Padova, guidata dal generale in riserva Luigi Doronzo e dalle sezioni ANGET di Motta di Rivenza e Portogruaro. Un invito allora a tutti i genieri e trasmettitori a partecipare numerosi al raduno dell'ANGET regionale che si svolgerà, vi ricordo, sabato 11 giugno a Motta di Rivenza. E adesso ci spostiamo a Gruaro. Ai nostri microfoni abbiamo intervistato Don Lino Pigatto, già parroco di Gruaro, il quale ci dice un nuovo supermercato è una grande opportunità anche per i giovani. Ecco, ospite dei nostri microfoni è Don Lino. Oggi Don Lino ha provveduto alla benedizione di questo centro Winner appena inaugurato. Don Lino, già parroco di Gruaro per diversi anni. Abbiamo sentito nel suo pensiero parlare di bellezza e parlare anche di Dio come uomo che ama le cose belle. Sì, sì, certo, nella Bibbia è scritto che Dio fece, creò e vede che è una cosa buona, quindi il Signore vede il mondo come una realtà positiva e buona, alla quale realtà noi dobbiamo dare una mano per svilupparla ogni giorno sempre meglio e sempre di più. Questo è come senso religioso dell'avvenimento di oggi. Poi dal punto di vista invece sociale eccetera, ecco, ci sta tanto a cuore anche come chiesa, come cristiani, come chiesa, pensiamo la chiesa
nel suo insegnamento, la dottrina sociale. Pensiamo il Papa nell'ultima enciclica, Laudato Si, ecco, tutti i documenti dove la Chiesa si preoccupa tantissimo dei problemi dell'uomo e di questo mondo, quindi non soltanto la preghiera e basta, quasi una evasione, ma l'inserimento nei problemi di questo mondo, quindi la gioia di questi avvenimenti belli che servono per il progresso di tutti. Dicevo prima, acquirenti ed esercenti ed acquirenti, ecco, è un'opera che va bene per tutti, e questo è il senso della benedizione, che sia a beneficio di tutti, ecco. E torniamo a San Donà di Piave, 3.000 euro alla Lega Italiana Fibrosi, cistica dai viticoltori del territorio. Un successo l'iniziativa organizzata da Vivo Cantine, viticoltori del Veneto orientale, diretta da Franco Passador al Teatro Astra. Uno spettacolo che è diventato insieme momento di solidarietà, oltre che di valorizzazione di uno dei prodotti principali del territorio, ovvero il vino. Grazie a Change, quando un vino ha note di speranza e retrogusto di dialetto, infatti, sono stati raccolti 3.000 euro da destinare alla lotta alla fibrosi cistica. Presenti, oltre al direttore, la presidente regionale della Lega Italia Fibrosi Cistica, Patrizia Volpato, il presidente del comitato provinciale, Maurizio Zarattin, e il sindaco di San Donà, Roberto Cereser. E adesso la rassegna fotoreporter scatti dal territorio a cura di Vinicio Scortegagna. Bene, gentili telespettatori, era questo l'ultimo servizio per quanto riguarda l'informazione del Veneto orientale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.